Buongiorno a tutti amiche mie. Allora, oggi vi faccio vedere come preparo il pesto. Vedete qui? Io ho raccolto tutto questo basilico che avevo nel giardino, l'ho tagliato tutte quante a foglioline, vedete? Guarda che bello, bello verde verde. Quindi mo l'ho lavato e l'ho lasciato asciugare, perché questo bisogna asciugarlo per bene. Quindi adesso poi ho messo nel bimby, perché io questo lo faccio con il bimby, eh. Quindi ho messo nel bimby 40 g di parmigiano, un 30 g di pecorino, i pinoli erano 50 g di pinoli. Va bene? E l'ho frullato. Ecco qui, vedete? Ho messo tutto qui dentro nel boccale. Allora, 10 secondi a velocità 10. Va bene, adesso ho frullato tutto, mo mettiamo il basilico dentro. Ecco qua, adesso mettiamo il basilico dentro al boccale. Io questo lo faccio ogni anno e vi devo dire che a me piace tanto. Mettiamo, spingiamo così entra tutto. Qua bisogna frullare tutto, eh? Quindi abbiamo messo, spingiamo bene bene. Ci metto mezzo cucchiaino di sale, questo qua, sembra grande però è piccolo. Mettiamo un bicchiere di olio, vedete? Fatto. Adesso andiamo a frullare. E allora adesso lo mettiamo a, vediamo qua, 30 secondi, 30 minuti, no? 30 minuti, 30 minuti. Secondi. Ecco qua, vedete? Velocità 7. Quindi guardate, amiche mie. Guardate come è uscito bello, guardate. Vedete? Bello, cremoso, così vi deve uscire. Adesso andiamo a riempire i vasetti, eh? Guardate, amiche mie, che buona. Mi è uscita veramente buona, uno spettacolo. Buona, buona, buona. Adesso vado a riempire i vasetti. Allora, se riusciamo a riempire i vasetti, eh? Eccolo qua, finito il mio pesto. Vedete? Buonissimo. Buona, amiche mie, buona. Buono. Ecco qua, adesso io lo sigillo e poi me lo congelo. Se vi è piaciuto, amiche mie, mi raccomando, commentate, vedete, fatelo anche voi. Se vi è uscito bene, poi mi dite cosa ne pensate, ok? Ciao a tutti qui dalla cucina di Francuzza. Ciao.